Il mio Gesù è molto vicino. Emerge la voce della madre addolorata, rivolta ai suoi figli con una solenne esortazione. In queste parole avvolte da una profonda preoccupazione, si incarna un invito a distaccarsi dalle seduzioni del mondo e a abbracciare la via del paradiso. La fedeltà alla verità e la resistenza alle avversità sono posti al centro di un cammino di fede che può condurre alla persecuzione, ma mai alla sconfitta. La figura materna si fa sostegno e conforto, invitando alla preghiera e alla fiducia nei disegni divini. Leggiamo il messaggio. Cari figli, siate incoraggiati e testimoniate che siete del Signore. Allontanatevi dal mondo e vivete rivolti al paradiso per il quale solo siete stati creati. Restate saldi nella difesa della verità. Sarete perseguitati e scacciati, ma non lasciate che i traditori della fede vincano. Io sono la vostra madre addolorata e soffro per ciò che vi accade. Piegate le vostre ginocchia in preghiera davanti alla croce, perché solo così potete comprendere i disegni di Dio sulla vostra vita. Non perdete la speranza. Il mio Gesù vi è molto vicino. Qualunque cosa accada, rimanete saldi sul cammino che vi ho indicato in questi anni. Conosco le vostre necessità e pregherò il mio Gesù per voi. Fatevi coraggio. Dopo tutto il dolore, una grande gioia verrà a voi. Questo è il messaggio che vi do oggi nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Andate in pace.